coordinate università americane, australiane. Soprattutto i suoi libri sono libri che hanno suscitato sempre grossa discussione. Ce n'è almeno uno che voglio ricordare perché è un libro di cui ha anche un ricordo personale. Quando uscì nel 77 Lo Stato nel capitalismo maturo, l'abbiamo letto tutti, come dire, fu un libro, come dire, lo possiamo considerare un classico del pensiero politico, sociologico, un classico insomma. E dopo lui ha intervenuto su tante cose, ha lavorato su tante cose. Gli ultimi suoi lavori riguardano proprio l'oggetto di cui dobbiamo discutere questa sera. L'Europa, abbiamo detto come titolo, la Germania e la crisi europea, e voglio allora ricordare qui il fatto che solo 2 anni fa ha pubblicato L'Europa in trappola, nell'edizione Mulino, un piccolo libro, ma come dire un libro che entra dentro il dibattito che dobbiamo affrontare, che sappiamo è un po' il dibattito che ci sta prendendo tutti, insomma, la questione delle questioni su cui stiamo ragionando per vedere come affrontare questa lunga, interminabile e pericolosa crisi che sta coinvolgendo l'insieme dell'Unione Europea. Per questo quindi non posso che di nuovo ringraziare il professor Klaus Hoffe, dare la parola a lui per cominciare l'esposizione. Per la traduzione abbiamo con noi Bibi, la nostra cara amica Bibi, bravissima, l'abbiamo già verificata, l'avete già verificata tante altre volte, è una garanzia assoluta del fatto che potremo procedere con tranquillità nella discussione. Prego professore, e grazie ancora di cuore. Ok, thank you very much. I'm very sorry that I cannot address you in any language but German or English, and as I hope that English is widely spoken, I thought I use the English language. But for those of you who are not comfortable with English, we have the very kind professional services of an interpreter who will translate intermittently from my English into your Italian. I understand some Italian, I read some Italian, but I do not speak a word. And if I did, you would be unhappy with what I do. Vi ringrazio e mi scuso, vorrei rivolgermi a voi, ma potrei farlo solo o in tedesco o in inglese, quindi ci sarà la traduzione consecutiva. E capisco e leggo un po' di italiano, ma non spiccico una parola di italiano, e questo dovrebbe rallegrarvi. So, in order to save time, I give you a rough summary of something that I've been working on recently. And we start, I think, with a very consensual observation that the European Union is not in a good shape right now. Dunque, per partire, inizierò con una sintesi di massima sull'oggetto del mio lavoro degli ultimi tempi, partendo da un'osservazione che credo che raccolga l'unanimità. L'Unione Europea non è in una forma ottimale, per dire. To say the least, yes, quantomeno. Yeah. And the crisis symptoms that are interacting with each other are fairly obvious. I think most people enumerate 5. I have 6 here. Maybe there are additional ones, but let me mention the six main changes or challenges that we have to come to terms with in the near future. I emphasize near. The first is the unresolved sovereign debt problem and the related banking crisis problem. I do not have to tell you much about the banking crisis, but I will concentrate on the sovereign debt. The second is the economic stagnation. In many European countries, we have a condition of zero growth, and many economic theorists and historians tell us that this condition of very low growth will stay with us for the foreseeable future.
Dunque, ci sono alcuni sintomi della crisi che sono elencati, individuati nel numero di 5, io ne individuo 6, e che sono dei cambiamenti, forse direi più delle sfide, con cui dovremo scendere a fatti nel futuro più immediato e prossimo, e sottolineo prossimo. Innanzitutto il problema del irrisolto del debito sovrano e la correlata crisi bancaria. Non devo aggiungere molto su quest'ultimo aspetto, ma parlerò un po' del debito sovrano. La stagnazione economica, molti paesi europei hanno un tasso di crescita zero, economisti storici dicono che questo tasso così basso di crescita si perdurerà ancora a lungo. The third challenge that many European countries face, and your country and my country are at the center of it in some way, is the refugee crisis that itself is caused by the military conflict and civil wars that are going on in the Middle East. La terza sfida che i paesi europei devono affrontare, e il vostro e il mio sono per qualche verso al centro, è la crisi dei rifugiati che sono causate dai conflitti militari, dalle guerre civili, soprattutto in Medio Oriente. Then we have the situation which is very unpredictable, and every day comes up new aspects of it, which has the name Brexit. One problem of the Brexit crisis that no one can predict how it will be resolved is that it may encourage other member states of the European Union, especially after the American elections, to secede from the union itself. So the union is in danger of losing members. Un'altra sfida molto imprevedibile che ogni giorno presenta nuovi aspetti è la Brexit, la crisi della Brexit, che nessuno riesce a prevedere come verrà risolta, e che cioè che altri stati membri dell'Unione Europea, soprattutto dopo queste elezioni americane, recedano dall'Unione, per cui il pericolo è che l'Unione Europea perda degli stati membri. Challenge that we face in Europe is that after the American elections, we have elections in at least 3 major countries in Europe. And these elections are not just elections, they are elections in which it will be decided whether the new populist right mobilization will play a role in European governments or not. So it is a very, and the Trump victory in the American elections, if you want to call it that, is of course strongly encouraging forces in France, the Netherlands, and also Germany, and to an extent probably also in Italy. Un'altra sfida che l'Europa deve affrontare dopo le elezioni americane è che vi saranno elezioni in almeno altri 3 grandi paesi dell'Europa, dove si deciderà se la mobilizzazione della nuova destra populista svolgerà un ruolo nel governo europeo. Dopo la vittoria di Trump, se così la vogliamo chiamare, senz'altro questa vittoria incoraggia fortemente questo tipo di movimenti in Francia, Paesi Bassi, in Germania e forse anche in Italia. And all these challenges interact, and in particular the refugee crisis with the rightist populist mobilization and the electoral outcome of this, and the general cultural shift and political shift against cosmopolitan ideas,
which I think is a backlash, a reaction, a negative reaction to the generation of neoliberal politics that we have experienced. Tutte queste sfide interagiscono tra loro, in particolare la crisi dei profughi con la mobilizzazione populista delle destre e l'esito elettorale che avrà, unito anche a questi cambiamenti culturali e politici generali che vanno contro le idee cosmopolite e che a mio parere sono una reazione al tipo di politiche generali neoliberiste che abbiamo esperito in questi anni. Now I want to address the economic crisis as it has been caused by the common currency, the euro. Someone has written, Europe is divided by its common currency. And that is both paradoxical and right. Something that we share is extremely divisive. And we know the dividing line is a north-south line between the Mediterranean countries on the one hand and Austria, Germany, the Netherlands and Finland on the other, with Belgium and France somewhere in between. This is one of the deep divides in Europe. The other divide in Europe is the east-west divide, namely the divide between the old member states of EU-15 and the new member states that joined the Union in 2004 and 2007 and which are commonly referred to as the Visegrad Four. The Visegrad, this is a city where... Okay. Dunque, la crisi economica ora è l'argomento che vorrei affrontare con voi, poiché è stato causato da quello che chiamiamo la moneta comune, cioè dall'euro. C'è chi dice che l'Europa è divisa in realtà proprio da questa moneta comune. Ed è un'affermazione paradossale, ma al tempo stesso anche corretta, perché qualcosa che ci accomuna al tempo stesso ci divide lungo una linea divisoria nord-sud, cioè da un lato i paesi del Mediterraneo, dall'altro l'Austria, la Germania, i Paesi Bassi, la Finlandia e il Belgio e la Francia un po' a metà strada. E un'altra linea divisoria profonda è quella est-ovest, cioè da un lato i vecchi stati membri dell'Unione Europea, i 15 originali, e i nuovi che sono entrati nell'Unione nel 2004 e nel 2007, cosiddetti di Visegrad, che è la città dove ha avuto luogo questo. Grand states are the Czech Republic, Slovakia, Hungary, and Poland, right? These are an early alliance of post-communist states in Europe who have now formed a confrontational alliance against Brussels and against Western Europe. Che questi stati di Visegrad sono la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria e la Polonia, che avevano formato questa alleanza con la caduta del comunismo e che a questo punto costituiscono un'alleanza che si scontra con Bruxelles e i paesi occidentali in Europa. The euro, the common currency, is a promise. Or was a promise. The promise was put on paper by a famous report, I think in 1988, very early, by an Italian Cecchini. Cecchini report that gave then a green light to the development toward the European common currency or the economic and monetary union, as it is called. Ora, l'euro, la moneta comune, è o forse era una promessa che è stata anche vergata su carta in un famoso rapporto del 1988 denominato con il nome dell'italiano, il report Cecchini, che ha dato il via, per così dire, allo sviluppo dell'euro o ancora, per essere più precisi, all'unione economica e monetaria. The promise that was originally
connected with the euro currency is that all Europeans would benefit from it, and at the same time a process of convergence would take place. La promessa correlata all'euro è che tutti gli europei ne avrebbero tratto beneficio e al tempo stesso avrebbe dato avvio a un processo di convergenza. Both of these promises, particularly the letter on convergence, has not come true, has not been redeemed, and also in addition to this, dissatisfaction or disappointment or frustration, we see the situation that the euro is not a mechanism for growth and equality, but it is a fetter that ties the hands of some Europeans. Ma entrambe le promesse sono state infrante, soprattutto la seconda, questa idea di convergenza, non sono state realizzate. Inoltre possiamo vedere delusione, frustrazione, cioè una situazione in cui l'euro in realtà non si è rivelato un meccanismo di crescita e di uguaglianza, bensì di un gioco che lega le mani soprattutto di alcuni paesi. What do I mean by fetters? How are the hands of Europeans tied? The euro creates a situation where 19 states have no longer a central bank. And there is one central bank, the ECB, that has no state, which is an anomaly, has never happened before in history, and many outside observers, in particular American economists, have strong warnings, have issued strong warnings that this is not going to go well. Allora, cosa intendo dire con questi impedimenti che legano le mani degli europei strettamente? L'euro ha creato una situazione in cui 19 paesi non hanno più una banca centrale ed esiste una banca centrale europea che non ha uno Stato. Si tratta di un'anomalia senza precedenti e molti osservatori esterni, economisti americani soprattutto, hanno già espresso dei forti avvertimenti e avvisi che una situazione del genere non può andare a finire bene. What national central banks do and have done throughout the post-war era and very successfully done is two things. They determine interest rates and they determine exchange rates between currencies. And both of these key activities that are of greatest importance for economic life can no longer be settled at a national level. They are all in the hands of the ECB, the European Central Bank. Qual è il compito principale svolto dalle banche centrali nazionali nell'epoca post-bellica e che è stato svolto molto bene? È duplice. Da un lato la determinazione dei tassi di interesse, dall'altro dei tassi di cambio tra le valute. Entrambe queste attività chiave che sono fondamentali per la vita economica dei paesi. Ecco, attualmente non sono più determinabili a livello nazionale, ma sono determinate a livello centrale dalla BCE. Exchange rates have a decisive importance for international trade, and on many occasions the central banks of southern European but also other countries have adjusted their exchange rate so as to make imports more expensive and exports less expensive, cheaper. They have devalued their national currency. Sweden has done this, Italy has done this many times, and that is now impossible. This adjustment mechanism has been
taken out of circulation. Che naturalmente la determinazione dei tassi di cambio ha un'importanza decisiva per il commercio internazionale. In molte occasioni le banche centrali, soprattutto dei paesi meridionali dell'Europa, tra cui l'Italia, hanno aggiustato il tasso di cambio per rendere più costosi gli import e meno costosi le esportazioni, svalutando la valuta nazionale. Questo meccanismo ormai è impossibilitato. The consequence of this restriction of the room for action, monetary action, is that not everyone plays on a level playing field with the same currency, but this common currency favors highly competitive and export-intensive countries, and it disfavors countries that are less competitive and less advanced in their economic development. Ora, le conseguenze di questa restrizione dello spazio di azione monetaria è che non tutti i paesi hanno una posizione uguale sullo stesso campo da gioco. Non è un campo da gioco pari per tutti. Infatti la moneta unica favorisce quei paesi ad alta competitività e a forte intensità di esportazioni e sfavoriscono invece quelli con bassa competitività e che sono più arretrati sul piano dello sviluppo economico. The founding fathers of the common currency have made a prognosis to the effect that this pressure on the less competitive economies, mostly the Mediterranean economies, will lead to their accelerated economic development, economic growth, so that at the end point of a medium-term development, we have a situation of convergence where productivity and competitiveness in export, in international trade, is about the same across the entire region. I padri fondatori della moneta unica hanno espresso una prognosi per cui la pressione sulle economie meno competitive, nella fattispecie quelle mediterranee, avrebbero accelerato la loro crescita economica, la crescita, anche lo sviluppo economico e alla fine, in un orizzonte temporale di medio termine, ci sarebbe stata una convergenza in termini di produttività e competitività negli export e nella bilancia commerciale a livello dell'intera regione. But this obviously did not happen, and the playing field became ever more tilted against the less advanced economies and in favor of the most advanced economy, which is in international trade terms Germany. Ovviamente questo non è successo, il campo da gioco è ancora più inclinato contro quelle economie meno avanzate e a favore di quelle più avanzate, soprattutto in termini di bilancia commerciale, cioè la Germania. Without going into an economics discussion, don't have the time for it, and I'm not a professional economist myself, although I have worked in the field in recent years. The decisive factor that shapes the determines the fate of a European economy is what is called the unit cost of labor. Allora, io non mi addentrerò troppo nel campo economico perché non è la mia professione, anche se negli ultimi anni è stato oggetto dei miei studi, però un fattore decisivo che modella e determina il fato dell'economia europea è il costo unitario del lavoro. And that means the development of real wages in relation to productivity. Cosa significa lo sviluppo degli stipendi e salari reali rispetto alla produttività? And the apostles of convergence
were wrong in that this unit cost of labor indicator would become similar across countries, instead it became ever more dissimilar. Infatti gli apostoli della convergenza si sbagliavano rispetto a questo indicatore del costo unitario del lavoro, perché prevedevano che si sarebbe parificato più o meno in tutta la regione, mentre ha registrato un divario sempre crescente. In retrospect, the many observers, many experts, many economists in Europe as well as in the United States and in India, for instance, very important voices coming from there, have argued that the sequence of integration was exactly the opposite of what it should have been. E a posteriori molti osservatori, esperti, economisti in Europa, negli Stati Uniti e anche in India, voci molto importanti provengono da quel paese, hanno sostenuto che la sequenza dell'integrazione all'interno dell'Unione è avvenuta esattamente in senso opposto a quello che a come sarebbe dovuto avvenire. The rational way of designing the European economic and monetary union would have been the following, or so the widely accepted argument runs, which I think is plainly right. First, you start with a fiscal harmonization, so that the debt and the taxation are about the same in European countries. Then, second step, after that has been accomplished, you harmonize or coordinate or create a convergence in terms of economic and social policies, so that incomes policy and growth policy and regional policies make the economies structurally more similar. Dunque, l'idea logica dietro il disegno di un'economia e di una moneta europea e l'argomentazione più o meno che tutti di fatto accettiamo come di buon senso è che prima di tutto la prima fase doveva ricercare un'armonizzazione fiscale per cui il debito e le imposte sarebbero più o meno risultati simili nei vari paesi o uguali nei vari paesi europei. Una volta realizzata tale armonizzazione, si sarebbe dovuto armonizzare o coordinare o creare una convergenza dal punto di vista delle politiche economiche e sociali, per cui le politiche di reddito, di crescita, le politiche regionali avrebbero reso l'Europa strutturalmente un'economia solida. So exactly the opposite has taken place. We have started with a common currency, hoping that a common fiscal regime and a common social and economic policy would somehow follow from it. That was wrong. And we are living now in a moment of truth where these mistaken, tendentious, ill-considered beliefs come to an end, and we are also in an intellectual crisis which results from the question, how could that happen? How could people be so wrong? Experts, policymakers, political parties, parliaments, how could they be so wrong in what would happen? So we have the moment of truth now. È successo esattamente l'opposto, cioè siamo partiti dalla moneta unica sperando che poi ad essa avrebbe seguito un regime fiscale e delle politiche sociali ed economiche armonizzate. È arrivato il momento della verità, per cui questa credenza erronea, tendenziosa e anche sconsiderata viene meno, per cui questo ha generato anche una crisi intellettuale che determina l'interrogativo di come è potuto accadere, come è possibile che persone, esperti, partiti politici, parlamenti si siano sbagliati così tanto?
from this situation, from this moment of truth that we are currently living through, many people, mostly on the political right, but some increasingly also on the political left, conclude that the best thing to do is do away with the euro, with the common currency. I strongly object to that recommendation. I think the euro was a mistake, but abandoning the euro in the present situation would even be a greater mistake, because it would cause enormous chaos, insecurity, and unpredictable of future developments. Ora, da questa situazione, a questo momento di verità, molti, non solo sul fronte della politica di destra, ma anche sul fronte della sinistra, concludono che occorre liberarci della moneta unica. Io obietto fortemente a questa raccomandazione, poiché certo l'euro è stato un errore, ma nella situazione attuale abbandonare l'euro sarebbe un errore ancora maggiore, perché determinerebbe una grandissima insicurezza, imprevedibilità e caos. Let me go in one economic problem for a moment, and then I stop with economics. Lasciatemi accennare, addentrarmi un poco in un solo problema economico, poi metteremo da parte l'economia. And the point I want to make, and I cannot elaborate on this very much, is the following. If you think of a nation state, if a nation state exports more than it imports, it has a positive current account balance. Ora, voglio proporvi questa tesi che non ho troppo tempo per argomentare, però pensate a uno Stato-nazione. Se uno Stato-nazione esporta più di quanto importa, avrà un saldo delle sue partite commerciali positivo. If this situation goes on, a second mechanism sets in, namely the currency of that country becomes more expensive and the country is, so to speak, punished for running a too much export in relation to imports. Ora, se la situazione prosegue, si attiva un secondo meccanismo, cioè la moneta di quel paese diventa più costosa e quel paese viene, per così dire, punito per avere dei livelli troppo elevati di esportazione. But this law of automatic balancing or automatic reaching a equilibrium is disabled. If you have a group of countries, 19 countries, euro countries, the export intensity of which is very different. Ora, questa legge però, che automaticamente riporta l'equilibrio, viene meno, cioè abbiamo 19, pensiamo ai 19 paesi europei che hanno un'intensità di esportazione molto diversa al loro interno. This has the consequence that as one country, the export champion of Europe, Germany, that benefits more than anyone else from the euro, because if Germany were to return to a national currency, the external value of that currency would shoot through the roof and kill the entire export industry. I hope this is reasonably clear, because that is a key point. Very clear to me, yes. Dunque, se un paese è campione degli export in Europa, e in tal caso la Germania trae il massimo beneficio dall'euro, perché se la Germania tornasse a una moneta nazionale, il valore esterno della sua moneta andrebbe alle stelle
e questo ucciderebbe completamente le sue esportazioni. È chiaro, perché questo è un punto chiave proprio. In case the euro were dissolved, not a single BMW could be sold to the United States, because the price in US dollars, given the higher increased exchange rate, would be unaffordable to the the clients of BMW. I make this argument, which requires much more detailed argument, in order to demonstrate that the single country that is most interested from their economic situation in the maintenance of the euro is in fact Germany. The German export surplus on the basis of the, for these reasons, undervalued euro in its external value, the German the export surplus, that is the excess of exports over imports, is no less than 8% of the GDP at the present moment. Half of what German industry produces is for export. So if the euro collapses, then the German economy, based 50% on exports, would also to a large extent collapse in terms of employment, in terms of growth prospects, and so on. So the real interest, very strong interest, is in German export industry to maintain the euro regime, almost whatever it costs. Dunque, cosa vuol dire? Che nel caso di un abbandono dell'euro, la BMW, le BMW vendute negli Stati Uniti registrerebbero un crollo. Perché? Perché il prezzo del dollaro statunitense, in dollari statunitense, sarebbe così elevato, dato che il tasso di cambio esterno della valuta nazionale tedesca, che non sarebbe più l'euro, renderebbe il costo di una BMW altissimo, quindi irraggiungibile per chi acquista le BMW. Ora, questa argomentazione, che dovrei sviluppare molto di più, la esprimo per dimostrare che l'unico paese che ha il massimo interesse a mantenere l'euro è la Germania. Infatti, il surplus delle esportazioni, grazie proprio a un euro sottovalutato nel suo valore rispetto ai mercati esterni, cioè questo eccesso di export rispetto agli import in Germania, è non meno dell'8% del prodotto nazionale lordo in questo momento, per cui metà della produzione industriale tedesca va in esportazioni. In caso in cui l'euro collassasse, la Germania, l'economia tedesca, in gran parte collasserebbe. Sicuramente il livello di occupazione, le prospettive di crescita e così via. Quindi la Germania ha un interesse fortissimo e reale a mantenere il regime dell'euro quasi a qualsiasi costo. But please don't tell anybody what I just said. Ma non dite a nessuno quello che vi ho appena detto, per favore. Because there's a rational reluctance of German policy makers and political parties and economic elites to admit to this core interest in maintaining the euro. Because if you want to maintain the euro, then you have to be generous in compensating the losers of the euro regime for their losses. And that is something that German political and economic elites are not very keen on.
Perché? Perché c'è una riluttanza anche razionale da parte dei politici, delle classi politiche, dei partiti, delle élite tedesche ad ammettere che l'interesse centrale della Germania è quello di mantenere l'euro, perché occorre essere generosi e compensare quei paesi che invece dal regime dell'euro ci perdono proprio per le loro perdite. E insomma diciamo che i tedeschi non hanno tanto voglia di comportarsi con generosità. There are two arguments. If I step in the shoes of German political and economic elites for a moment, there are two arguments they would advance. Ideas such as euro bonds or debt forgiveness or other trans-border transfers of German taxpayers' money to other countries, probably mostly in the south, would have two adverse consequences. One is the consequence that's in economic textbooks is called moral hazard. And that means if I help you, you will become dependent on me rather than working and caring for yourself. Therefore, helping you is against your interest. Once I help someone, others will come and request help as well. And that will go beyond my means to help. Therefore, helping is unwise, if not immoral. This is the first argument. Ora ci sono, se ci mettiamo un attimo nei panni delle elite politiche ed economiche tedesche, queste esprimono due argomentazioni. Innanzitutto idee come gli eurobond, la cancellazione del debito, cioè dei trasferimenti transfrontalieri di soldi raccolti con le tasse, quindi tedeschi, ad altri paesi, soprattutto quelli meridionali, avrà due conseguenze avverse. Innanzitutto quello che nei manuali di economia si chiama il rischio morale, cioè se io ti aiuto tu finirai per dipendere da te e non lavorerai più per occuparti di prenderti cura di te, e quindi il mio aiuto in realtà va contro il tuo interesse. Se poi io aiuto uno, altri verranno a chiedermi aiuto e questo andrà e trascenderà i miei mezzi, le mie possibilità di aiutarti. Quindi si tratta veramente di un'azione non solo non saggia, ma immorale. The second argument that is on the minds of German political and economic elites very clearly, that is even if I overcome the moral hazard argument and decide to be generous, that will provoke, in the given situation of rising rightist populism, a kind of opposition and anti-European sentiments and arguments that we cannot survive politically. So if we do something along the lines of saving the euro by being generous, psst, don't tell anybody, right? You have to do it on tiptoes so that the constituency of German voters does not get nervous and averse. La seconda argomentazione che hanno presente le elite politiche economiche tedesche, che è molto chiara, è che anche se superiamo l'argomentazione dello rischio morale e decidiamo di essere generosi, questo provocherà probabilmente un'opposizione anche con tendenze populistiche di destra e che determineranno sentimenti e argomentazioni antieuropee ai quali politicamente noi non sopravviveremo. Quindi se decidiamo di essere generosi, non diciamolo a nessuno, facciamolo in punta dei piedi, altrimenti l'elettorato tedesco rischierà di non appoggiarci più. So what this is this is not an enviable situation for political elites who know that they need to do something that at the same time is poison for their domestic political prospects, and it is also very uncertain
in its long-term effects, in brackets, moral hazard. So what I have done, I'm going to do in the rest of my presentation so that we have some time for questions. What I've done is a stylized dialogue between those who are the losers of the euro regime and those who respond to them or send their messages to them from the side of the winners. It is a dialogue between winners and losers that is very well documented in the German media and in various publications, and I have in my paper a few examples, and I hope to be able to give you a sense of the nature of the dialogue or the logic of the dialogue. Dunque, evidentemente non è una situazione invidiabile quella in cui si trovano le elite politiche e economiche, per cui sanno che di dover fare qualcosa, ma che probabilmente sarà qualcosa di velenoso per le loro prospettive politiche nazionali e potrebbe sul lungo termine avere anche degli effetti di rischio morale. Ho pensato adesso di fare un dialogo sintetico tra chi perde, i paesi perdenti in questo regime dell'euro, e come coloro che invece sono i vincitori in tale regime rispondono e quali messaggi mandano ai perdenti. Tutto questo è molto ben documentato nei media, in molte pubblicazioni. Io spero che con qualche esempio posso così descrivervi la natura e la logica di questo tipo di dialogo tra chi vince e chi perde. Many political elites from other countries, from France, from Poland, from the Mediterranean countries, have called upon the German Chancellor, do something. It is German responsibility. Germans cannot only afford, it is rational in terms of their own interest to do something about this unbearable situation of the playing field getting ever more. Do something, let me quote a famous from a famous speech that the Polish foreign minister Radek Sikorski gave in Berlin. Very often quoted, very popular outside of Germany, you look for a moment at the history of Polish-German relations. The Polish foreign minister says, I fear German power less than I am beginning to fear German inactivity, failure to use that power. You have become Europeans' indispensable nation, he tells in the presence from Chancellor Merkel. You may not fail to lead. Very serious exhortation. You must take responsibility. You must not dominate us, but you lead to reform. That was, and is, it is quoted all over the non-German press hundreds of times, these sentences. Where to, if I may, yeah, one, sure, one sure. More. Chancellor Merkel, addressed by this very serious appeal, has two things to say. First, without us, against us, can and will there be no decision which is economically viable. That is, we claim total veto power in Europe. And then she adds, to me, the concept of leadership is completely foreign. And that is a type of the projection of power where you drag your feet
are inactive and postpone issues, procrastinate, as they say, and at the same time refuse to take initiatives. It is always the case, almost a sociological law, that the winners can afford to be inactive, to drag their feet. But in this case, it's particularly serious because it is all known what I just said, namely that Germany is the beneficiary of the euro, but does not take any initiatives to save it, to rescue it, and to transform it into a livable monetary regime. Allora, le élite politiche di altri paesi, la Francia, la Polonia, i paesi mediterranei, hanno richiamato il cancelliere tedesco Angela Merkel dicendole e sottolineandole che la Germania ha una responsabilità che è razionale anche per l'interesse della Germania, che di fare qualcosa, perché questa situazione ormai è intollerabile. Il ministro degli esteri polacco Sikorski, pensate anche un attimo nel contesto della storia delle relazioni tra Polonia e Germania, afferma, ed è una citazione che è stata riportata centinaia di volte al di fuori della Germania: temo di meno il potere della Germania di quanto io adesso non tema la sua inattività, perché ormai la Germania è una nazione indispensabile per l'Europa. Non potete, rivolgendosi alla Merkel, non prendere in mano la situazione e condurla e trainarla. È una forte esortazione. Non dovete dominarci, ma dovete guidare la riforma. E a questo, o meglio, sì, a questo serio appello, la Merkel risponde con due cose, con due affermazioni. Allora, senza di noi o contro di noi non si potranno né ci saranno decisioni, cioè la rivendicazione di un potere di veto totale. E seconda affermazione, per me il concept of Il concetto di egemonia mi è del leadership, esatto, il concetto di leadership mi è del tutto estraneo. E qui assistiamo alla proiezione del potere, per cui la Germania, cioè il vincitore di questo regime dell'euro, trascina i piedi, è inattivo, pospone i problemi, li procrastina, così si dice, e si rifiuta di prendere delle iniziative. E in effetti è quasi una legge incontrovertibile della sociologia che i vincitori possono permettersi di essere inattivi, ma non in questo caso, che è particolarmente serio, poiché è noto in termini generali che la Germania trae beneficio da questo regime dell'euro, però non prende alcuna iniziativa per salvarlo e trasformarlo in una moneta che sia sostenibile e che possa dare vita all'Unione. Okay, now the stylized dialogue between the German, which are in a very embarrassing situation in this conflictual constellation, and the Greek case is the most extreme, and so I have used the Greek case and quotations from the Greek case to develop a fictive but realistic dialogue. The German side starts with the accusation leveled at the Greek. Namely the accusation, you have decided, or prior governments in Greece have decided, and there is some truth to it, to live way beyond your means by running levels of debt that you knew you would never be able to repay. You have acted utterly irresponsibly, and now it is your responsibility to dig yourself out of this hole.
Ora, molto rapidamente, in questa la situazione imbarazzante in questa costellazione conflittuale della Germania e il caso, cioè il vincitore, il caso greco che è, io ho sviluppato come caso, anche come caso estremo, è un po' fittizio, ma che senz'altro risponde bene a questa idea di un dialogo. La Germania muove un'accusa verso i greci. Voi avete deciso, magari ex governi greci, e in parte è vero, avete deciso di vivere ben oltre i vostri mezzi. Avete accettato livelli di indebitamento che sapevate fin dall'inizio di non essere in grado di ripagare. Avete agito in modo estremamente irresponsabile. Ora è vostra responsabilità tirarvi fuori dalla fossa che vi siete scavati sotto i piedi. To which the Greek side would answer, you have decided to adopt and to rigorously enforce rules and institutions of the common currency, the compliance, our compliance with which would plainly break our neck. We cannot perform according to the conditions that the European Union in the three rescue packages, as they were called, have imposed upon the Greek economy. It is plainly impossible. It is mendacious to even call the transferred money to Greece as debt, because the term debt means that you have a chance to get it back. The creditor has a chance to get it back. This is not the case, and you know it. Ora, a cui il lato greco risponde: voi avete deciso di adattare, di far valere con estremo rigore delle regole delle istituzioni della moneta unica, che sono che se no alle quali se no che se noi alle quali temperassimo ci romperemmo l'osso del collo. Non possiamo assolutamente agire secondo le condizioni che i cosiddetti tre pacchetti di salvataggio dell'Unione Europea ha imposto sulla nostra economia. È mendace chiamare questo trasferimento di denaro alla Grecia, definirlo debito, poiché un debito ha come presupposto che i creditori abbiano la possibilità di riavere il denaro prestato, mentre questi soldi trasferiti in Grecia, fin dall'inizio sapevate che non sarebbero mai potuti essere restituiti, non avrebbero mai potuto essere restituiti. So the one side argues in terms of an action theory of the crisis of the situation, you did something wrong. And the other side answers the structures, the conditions, the starting conditions which we had to cope did not leave us any alternative than to do what we did. Otherwise, it would have amounted to suicide. And you cannot ask us to commit suicide. That is so. And this conflict has been carried out in the most uncivilized disrespectful ways and rhetoric that has ever occurred in the history of the EU. I could read for you all the slogans in the German media. I won't do that, but this is how you relate to not enemies but uncivilized barbarians or renitent children, right? This is how the German has spoken to the Greek in the July 15 negotiations, and you find source on that. How can that be explained? Maybe you want to translate this first, and then I have a last. Yes. Dunque, da una parte quindi sostiene e sposa la teoria per cui siete voi che avete fatto qualcosa di sbagliato, e la controparte che dice: noi siamo partiti da una condizione che non ci lasciava nessuna alternativa rispetto alle azioni che abbiamo messo, che abbiamo realizzato, perché se l'avessimo fatto questo avrebbe portato al nostro suicidio, e non potete chiederci di commettere un suicidio. Ma in realtà questo conflitto
si è svolto su un piano di retorico di totale inciviltà e mancanza di rispetto che mai si era registrato nella storia europea. Cioè, allora non vi riferisco gli slogan pubblicati nei media, diffusi nei media tedeschi, ma hanno utilizzato termini che non si usano per gli avversari, bensì per rivolgersi a dei barbari incivili o a dei bambini renitenti. Questo utilizzato durante le negoziazioni del luglio del 2015. This conflict has a background and it can be explained. And the explanation now several authors have looked for in the experience of German post-war economic development, often referred to as economic miracle of reconstruction, and the economic theory or economic doctrine that was underpinning this success story, and that is called ordoliberalism. Ordoliberalism is a doctrine that originates from the late 40s. The famous Freiburg School of Economic Policy developed it, and some basic tenets of the this school of thought and very successful ideology of economic policy. I'm going to quote, but first you. Allora, questo conflitto in realtà ha un background, ha una storia, insomma, è spiegabile. Alcuni autori cercano una spiegazione nel sviluppo economico postbellico della Germania, il cosiddetto miracolo economico della ricostruzione. Alcune teorie economiche, o meglio dottrine economiche, leggono questo successo in termini di ordoliberalismo, che è una dottrina che si è sviluppata alla fine degli anni 40 alla scuola di economia di Friburgo, che è una scuola di economia che ha anche dato vita a un'ideologia politica. Okay, to make it short, the idea is that economic policy should be governed by rules and not by decisions. Rules are written in stone, and whoever violates these rules has to be punished, and whoever wants to do something on top of the rules, namely something strategic, effective, based on decision, is violating the principles. And one of the principles is inflation must always be minimized. Another one is export surpluses are always an indication of the industriousness and competitive superiority of those who have them. Budgetary imbalances must be remedied through austerity practices, and the term hardly translatable, expenditure discipline, right? So these are just some of a decalogue of economic principles that are thrown at the Greek who cannot even understand the mindset from which this comes. And there are deep cultural and historical experiences on both sides which underlie the conflict. Ebbene, queste politiche economiche sono governate da regole e non da decisioni. E le regole sono incise nel marmo, per cui chi viola le regole deve essere punito. Chi decide di aggiungere alle regole delle decisioni strategiche efficaci viola questi principi fondamentali, questo decalogo per cui occorre minimizzare l'inflazione, il surplus dell'esportazione è un indice di industriosità e di superiorità economica del paese che presenta questo surplus, ci sono degli squilibri budgetari e richiedono delle discipline di austerità, la cosiddetta disciplina della spesa, che già di per sé è un po' un concetto
insomma, poco spiegabile. Questo decalogo dei principi viene gettato, per così dire, sui greci, che non capiscono neanche la mentalità dalla quale questi principi sono nati, perché da entrambe le parti, sia tedesca che greca, ci sono delle esperienze storiche e culturali così profonde e connaturate ai due paesi che alimentano tale conflitto. A milder version of this somewhat arrogant part in the discourse, the German political elites, in particular Finance Minister Schäuble has taken, comes in the version that strikes me as somewhat paternalistic and patronizing, and the basic message is, as we have been so successful and you have not been, you are cordially welcome to imitate us and do everything like we are doing it. To which one often quoted pair of English authors has responded rightly in the following way. I read the quote: "The Eurozone as a whole cannot become more like Germany, because Germany could only be like Germany because the other countries were not." And that goes back to the export argument I've used before. Una versione un po' più mite di questa parte un po' arrogante del discorso, non solo delle elite politiche economiche tedesche, ma in particolare del ministro delle finanze Schäuble, che è un discorso piuttosto paternalistico e che fondamentalmente è: visto che noi tedeschi abbiamo avuto successo, perché voi che non ce l'avete non ci imitate, imitateci. E giustamente un paio di economisti, studiosi inglese hanno detto: l'Eurozona nella sua complessità, nella sua totalità, permette alla Germania di essere com'è proprio perché gli altri paesi non lo sono, non sono come la Germania. So I would have loved to be present in one of the more of the many dialogues, partly very civilized, partly not so quiet, that took place between Finance Minister Schäuble and the Greek Finance Minister Varoufakis. And this has now been also documented. But the Varoufakis argument was, and to that extent I would follow him, and I think that blaming each other does not help. We are both, and he understood that very clearly, we are both in a dilemma, both the Greek side or the loser side of the Euro regime and the winners. You have to lose a lot as well, he told the German political elite. And in order to get out of this, we need to think about proposals that are on the table, but these tables are behind closed door because no one should they are to be kept out of public debate. And one of these, and I think this is the most promising one, apart from euro bonds and the mutualization of debt, is the idea that national unemployment insurance schemes should be 50% Europeanized. And that means the first 50% in unemployed person receives would be paid out of European funds rather than national funds. The rest remains to be decided by national governments. So and that could be done in particular with program for youth unemployment, but it would presuppose the establishment of a European finance minister, that is a person who has the statutory right after a change of the treaties
to tax, spend and borrow. And such institutional innovation is for the moment unthinkable. And I think the sad story with which I'm going to close, the sad insight one can derive from all this is the more reforms are called for, the worse the situation is, the more suffering and disorganization, social disorganization, takes place as a consequence. The less likely it is that the coalition for reform can actually be built. And we need to get out of this dilemma, and I have no message how that might happen. Thank you. Dunque, avrei voluto essere presente in molti dei dialoghi, a volte civili, a volte non così tranquilli, che sono avvenuti tra il ministro delle finanze tedesco Schläuble e quello greco Varoufakis, il quale, che ormai sono ben documentati, il quale ha argomentato, e io su questo ne convengo con lui, che non è utile le accuse reciproche. Entrambi, sia la Germania che la Grecia, siamo in un dilemma, quindi sia il lato di chi ci perde in questo regime dell'euro, sia quello di chi ci vince, perché anche voi tedeschi avete molto da perdere, e lui l'ha detto molto chiaramente, e dobbiamo uscirne, per cui ci sono delle proposte sul tavolo, delle trattative, ma quei tavoli delle trattative sono dietro delle porte chiuse, cioè devono rimanere al di fuori del dibattito pubblico. Io quello che vedo come più promettente, oltre all'idea degli eurobond e di una mutualizzazione del debito, è l'idea di un'assicurazione per la disoccupazione non unicamente nazionale, ma per il 50% che arrivi dai fondi europei. Il resto, la seconda parte, il secondo 50%, deve essere ancora una decisione dei fondi nazionali. Per cui l'istituzione di un ministro delle finanze europeo che abbia il diritto statutario, dopo il cambiamento del trattato, di imporre tasse, spendere e dare denaro in prestito, purtroppo questa innovazione istituzionale è impensabile per ora, e un po' come cosa possiamo trarre da tutto ciò è che più è necessaria e viene richiesta una riforma in questo senso, più peggiora la situazione e più la sofferenza e la disorganizzazione sociale aumentano, meno sarà verosimile questa coalizione per una riforma. Purtroppo questo è il dilemma, e io non ho altri messaggi da proporvi. Grazie. Grazie. Bene, come dire, c'è di che discutere, mi sembra. E vediamo se ci sono domande e interventi da parte vostra sul tema. D'altronde stiamo toccando il punto, come dire, più impegnativo della nostra della situazione politica, diciamo, nostra, europea e nostra, come è assolutamente evidente. Quindi vediamo di metterlo a fuoco bene. Se vi sono domande, interventi, il professor Hoffe è a disposizione per discutere. Prego. Prego, prego. No, scusa, vorrei che veniste qui perché poi la cosa è registrata. Quindi prego, venga. Solo una piccola considerazione, nel senso che è molto sintetica. I matrimoni di interesse non funzionano. Perché? Perché Germania occidentale e Germania orientale, ok. Germania e paesi del sud, KO.
È una constatazione. Abbiamo altre domande? Prego. Prego, prego, prego. Andiamo leggendo su Deutsche Zeitung, si nota, si nota una difficile posizione del Partito Socialdemocratico tedesco. L'impressione è che la socialdemocrazia tedesca, avendo perso le votazioni per il cancellierato 4 anni fa, abbia abdicato dal suo ruolo. Gabriel ha ottenuto posizioni importanti come vice cancelliere, ministro, eccetera, però in qualche modo si è omologato al governo dei cristiani democratici. E adesso si nota una sua difficoltà, perché con i problemi degli immigrati, dei profughi, il consenso di Angela Merkel sta scemando e Gabriel si candida per la cancelleria. Volevo chiedere la sua opinione in merito alla ragionevolezza di questa linea socialdemocratica e quali sono le sue eventuali chance di successo. Grazie. Grazie. Abbiamo altre domande? Prego. Una domanda ipotetica. Se l'Europa diventasse uno Stato e quindi non potrebbe più avere monete differenti, questo potrebbe risolvere i problemi o li porterebbe ad una ingestibilità totale? Grazie. Altre questioni? Prego. Settimana scorsa sul Corriere della Sera c'era un articolo con una proposta di due ex ministri, La Malfa e Savona, che proponevano che fosse la Germania a lasciare l'euro per riportare un certo equilibrio, no? Ecco, io volevo chiederle perché lei ha detto prima che comunque è bene che l'euro resti. Cioè, siamo sicuri che questa è la soluzione? E l'altra cosa è che avevo letto tempo fa, quest'estate, che in Germania ci si sta quasi preparando attraverso delle simulazioni di carestie, no? Per così come una forma di preparazione a situazioni drammatiche. Sempre sul Corriere della Sera. Questa è sorpresa. Vabbè. Io direi parola al professore. Thank you for very challenging, interesting questions. I promise not to go on for an hour, but I could. The first question is a version of the famous identity questions question, namely, do Europeans have enough of a shared identity or value system or tradition to survive very conflictual situations? And I think the I have an optimistic answer to this. You do not have to share even a language. We have 24 languages in the European Union, and I learned yesterday that there is one member state whose national language is not even among them. Which one is this? Luxembourg. They have a national language. They are multilingual anyway,
by birth, but they have a national language that is not an official language of the European Union. Let me come back to this. The identity questions can best be answered by two sources. One is a terrible, terrible history that unites us, in a way. A history, the repetition of which we want to avoid under all circumstances. That is the history of the first half of the 20th century. And the other one is a overlapping legal order that has many common legal and constitutional order that has many common sources, roots in history. And if you look at Renaissance, Reformation, Enlightenment, and socialism, these four repertoires of shared values are sufficient to support on the normative level a European unity that also allows for many, many differences to be recognized and preserved. First answer. I need to know the first Reformation. Dunque, la prima domanda in realtà è una versione dell'interrogativo identitario, cioè gli europei condividono abbastanza interessi, sistemi, tradizioni per sopravvivere a situazioni anche molto conflittuali. Beh, non è necessario condividere neppure la stessa lingua. Nell'Unione Europea ce n'è 24. Io ieri ho appreso che c'è uno Stato la cui lingua nazionale non è neppure inclusa in queste 24. Sapete qual è? Il Lussemburgo, che ha una sua lingua nazionale, ok, è un paese multilingue, ma la sua lingua nazionale non è inclusa tra queste 24. Voglio tornare sulla questione identitaria, che può essere risposta al meglio in una duplice maniera. Innanzitutto la storia terribile che ci unisce, la cui ripetizione vogliamo evitare ad ogni costo, la storia della prima metà del XX secolo, del Novecento. E in secondo luogo questo ordine giuridico e costitutivo che ha delle fonti, delle radici comuni nella storia. La riforma, il rinascimento, l'illuminismo e il socialismo sono questi quattro grossi repertori condivisi in tutta Europa che sono sufficienti a sostenere in circostanze normali un'unità europea che permette il riconoscimento di molte differenze al suo interno. The second question on Gabriel and the Social Democratic Party in Germany. Some people say there is no Social Democratic Party anymore. There is much to support that view. Other people say in Germany, most countries have one Social Democratic Party. Germany has two, and they govern together. And they are as much as indistinguishable. In most of their, although at the expense of the Social Democrats and Gabriel, poor guy, he will not fare well in the coming elections. The Grand Coalition, however, does not allow for the conduct of the real conflicts that has to do with social security in the broadest sense, for pensioners, for the unemployed, for the young, for the education. Both parties, if I may go on for a moment, both parties have in their recent history made a giant curve. And in the Social Democratic Party, it is with the workfare programs and what is called as Hartz IV, and in the Christian Democratic Party, that has moved far to the left under Merkel and has dropped all the elements of conservative
Roman Catholicism, Catholicism, but also the tradition of mandatory military service. It has even allied with the Greens. I mean, could you believe that 10 years ago in promoting a reform of energy policy and so on. So the two become indistinguishable, and they have lost the Social Democrats on the left wing and the Christian Democrats on their right wing, and these losses are now reconfiguring in the form of the rightist populist party, which gets as much support from the left as it gets from the right. But that is going too much into German politics and history. Okay. La seconda domanda rispetto al Partito Socialdemocratico Tedesco e Gabriel, beh, c'è chi sostiene, molti sostengono che il Partito Socialdemocratico non esista più. Molti paesi, c'è chi dice, molti paesi hanno un partito socialdemocratico, in Germania ne abbiamo due che si sono uniti e sono indistinguibili. Questo naturalmente soprattutto a detrimento di Gabriel, poveretto, che senz'altro non riuscirà alle prossime elezioni a arrivare alla cancelleria. La grande coalizione non permette di condurre un conflitto reale che ha come interesse quello di promuovere una effettiva politica di sicurezza sociale, parlo dei pensionati, dei disoccupati, dei giovani, dell'istruzione, della scuola. Entrambi, il precariato, diciamo anche noi, anche in tedesco. In altre parole, entrambi i partiti nella loro storia recente hanno registrato una curva enorme, cioè da una parte il Partito Socialdemocratico e quello che ha chiamato il Herzfia, cioè il quattro di cuore. Workfare, cioè a low wage sector. Low wage sector. Yeah. Okay. Yeah. Basso reddito, sì. Benissimo. E il Partito Cristiano Democratico, che sotto la Merkel si è spostato moltissimo a sinistra, abbandonando gli elementi di conservatori del cattolicesimo romano, ma anche della tradizione del servizio militare obbligatorio, un'alleanza con i Verdi 10 anni fa, ci credereste? Cioè hanno promosso la riforma di politica energetica. Insomma, questi due partiti ormai sono indistinguibili, e se da una parte il Partito Socialdemocratico ha perso sul fronte della sinistra, quello Cristiano Democratico ha perso sul fronte della destra, e queste perdite si stanno riconfigurando nei partiti populisti di destra. Third question. You quoted a Italian publication, the idea that Germany should leave the common currency area is first proposed by George Soros, with the he has a real understanding of how monetary policy and financial markets and international trade. He is a professional. He is an economic practitioner and professional. Of course, and his simple reasoning was the same that I tried to outline, namely, Germany will do everything to maintain this undeserved, one could say, privilege of being part of the Eurozone, because that's the euro, the undervalued euro, is the lifeline of the German export sector, to exaggerate a bit, right? But if we had a new Deutschmark, the external value of that new currency would be so so rapidly increasing that Germany could not sell the export goods. I use the example of the
of the BMW. So what Soros meant, and this has often been repeated, the argument, is Germany cannot afford to leave the euro and will do everything in order to keep the euro intact, except you can't say that in public because the political backlash will be enormous if you say, well, we're going to rescue all the losers of the euro regime. You cannot, you cannot sell it politically, although it is economically very rational. La terza domanda ha citato un'idea che è stata pubblicata sui giornali, cioè che dovrebbe essere la Germania a lasciare l'eurozona, e in effetti questo è qualcosa che Georg Soros, che non solo è un esperto di politica monetaria e di mercati finanziari, ma è anche la sua professione, un economista di professione, e cioè quello che prima vi dicevo, la Germania farà di tutto per mantenere questo privilegio, diciamolo pure immeritato, di far parte dell'eurozona e di mantenere l'eurozona, poiché con un euro sottovalutato, l'euro sottovalutato è la benzina che alimenta il settore delle esportazioni tedesche. Per cui se la Germania avesse un nuovo marco tedesco, Deutsche Mark, il valore esterno della sua nuova moneta crescerebbe così rapidamente che la Germania non venderebbe più beni sul mercato delle esportazioni. Ed è quello che Soros, e non solo lui, intendeva quando diceva che la Germania non può permettersi di lasciare l'euro, e farà di tutto per tenere intatto l'euro. Però non può dirlo, perché altrimenti le ripercussioni politiche, se dicesse apertamente sì, noi dobbiamo e vogliamo salvare tutti i perdenti dell'eurozona, non è vendibile politicamente e porterebbe alla sua totale disfatta, anche se era sul piano economico è la cosa più razionale da fare. I forgot to say something about the point unitary currency. I think the dominant idea in the discussion, in the debate on this, is the example of the United States. The United States in 1790, at the initiative of one of the three founding fathers who wrote the Federalist Papers, Alexander Hamilton, said, well, after we have so much debt accumulated due to the war that was had come to an end at that time in 1790, some states are suffering badly and some are wealthy. And we cannot come together unless we form a federation in which a compensation for the losses, the differentiated losses, is made possible, and we have a federal government with taxing powers and with spending powers, and this federal government, read Federal Europe, will be able to allocate resources and transfer them across the borders of what no longer is states, but federal states. And if that were possible, that's the solution. But in a crisis situation like the one we are in, such a federal solution moves more and more away from the space of the possible. And then, lastly, the question, I have not said that the euro is something good, and in fact I have described how it involves a kind of unfairness in exchange that needs to be corrected. It creates winners and losers. But what I have said and what I would insist on is that the euro is irreversible. Think of the technicalities. You have to
change. You have to introduce new exchange rates overnight and by surprise. Of the number is 143 exchange rates. If you have 19 by 18, right? I think that is the right number. I cannot calculate it now. 143, what is it, 34, exchange rates must be fixed overnight in order to avoid. It is an impossibility. Also, the North Euro versus the South Euro will open space for so much speculation that it is self-destroying. If you say it in public, you will trigger uncontrollable monetary processes in the markets, as they are called, financial markets. There is no way back. Unfortunately, there is also no clear, evident way forward. That's why I speak of a trapola, a trap, yes. Yeah. Dunque, ho dimenticato di dire qualcos'altro sulla moneta unica, cioè che è un'idea dominante nel dibattito. Pensiamo agli Stati Uniti, che nel 1790, quando si è conclusa la guerra, uno dei padri fondatori, Alexander Hamilton, ha affermato: dopo così tanto debito accumulato per la guerra, con alcuni stati che sono sofferenti, altri ricchi, un'unione è possibile solo se formiamo una federazione in cui sono possibili le compensazioni. Quindi un governo federale con il potere di tassare e di spendere dovrà e potrà allocare le risorse, trasferendo le risorse attraverso i confini, non più degli stati, ma degli stati federali. Leggiamo questa cosa in termini di un'Europa, di una federazione europea. Ecco, purtroppo allo stato attuale la soluzione federale si allontana dallo spazio della possibilità. Per rispondere all'ultima domanda, io non ho detto che l'euro è positivo, anzi ho descritto come esso comporti un'iniquità che deve essere corretta, no? Infatti crea chi vince e chi perde. Però ho detto e ribadisco che l'euro è irreversibile. Pensate solo agli aspetti tecnici: se venisse meno l'euro, la necessità di introdurre nuovi tassi di cambio sarebbero 19 per 18, quindi 143 o 144. In questo momento non riesco a calcolare esattamente, comunque diciamo 143 tassi di cambio che dovrebbero essere fissati dall'oggi al domani, non solo nell'Europa meridionale del sud, ma anche nei paesi europei del nord si aprirebbero i mercati alla speculazione più selvaggia, sarebbe un atto di autodistruzione. E se si facesse diffondere pubblicamente questa informazione, ciò attiverebbe dei processi monetari per cui non ci sarebbe più una via di ritorno. Purtroppo però non c'è neanche una chiara via di come andare avanti, ed è per questo che ho parlato di trappola in cui ci troviamo. Grazie. Io penso che possiamo chiudere qui questa conversazione, ringraziare il professor Klaus Hoff e lasciatemi ringraziare anche Bibi Negri, che è stata davvero bravissima nell'accompagnarci in questo. E ovviamente grazie a tutti voi, continuiamo il nostro lavoro domani pomeriggio. Grazie.